1-2-3, 1-2-3, ci siamo. 1-2-3, 1-2-3, ci siamo. Ci siamo. Ok. Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a questo appuntamento con il basket, ultima partita di stagione regolare per il basket Trapani che ospita Molfetta, trentesima giornata ricchissima di significati dal punto di vista della classifica, dato che Trapani matematicamente deve vincere questo match, Molfetta invece se vuole evitare di rischiare la retrocessione diretta deve vincere questa partita. Danilo Salfi al mio fianco, Fabio Tartamella chi vi parla, un saluto speciale a chi ci segue da Molfetta e in particolare al coach Paternoster che, con il quale prima del match abbiamo avuto un gradito scambio di battute. Primo pallone per Molfetta, il quintetto di Trapani, Evangelisti, Santa Rossa, Cantagalli, Bisconti, Svoboda. Per quello che riguarda Molfetta, in maglia azzurra in questo momento in attacco con il numero 15 Orlando, con il numero 8 Petrazzuoli, con il numero 4 Maggi, andiamo a riconoscere gli altri due, Danilo con il numero 12 Rugolo, ce ne manca uno, ora pian piano lo scopriremo, Luca Bisconti gioca il suo uno contro uno insistito, il raddoppio, si torna dallo stesso lato, canta, Galli mette dentro la prima bomba, 3 per Trapani, 0 per Molfetta, infrazione di passi e con il numero 10 l'ex Diego Corral abbiamo così completato il quadro del quintetto pugliese. Il fallo subito dalla formazione granata. Possesso quindi che viene conservato dal quintetto di Giovanni Benedetto. A Trapani manca Francesco Guarino, il suo playmaker titolare che come tutti sappiamo nell'ultima gara interna persa contro Patti ha rimediato uno strappo muscolare, il suo recupero dovrebbe essere assicurato per i playoff in lunetta a Gianni Cantagalli, una delle sorprese straordinarie di questa stagione. Primo ferro. Trapani è riuscita a rimediare alla sconfitta ultima interna contro Patti andando a vincere a Sant'Antimo domenica scorsa, una partita di grandi contenuti. Questo successo in terra campana ha consentito alla formazione granata di poter ancora una volta giocare per il primo posto vincendo questa gara in casa. Molfetta, come dicevamo in apertura di telecronaca, è squadra che sta facendo molto bene, arriva da 3 vittorie consecutive, il primo canestro lo realizza Orlando, 3 vittorie consecutive contro Potenza in casa, Palestrina e l'ultima in casa contro Latina. Il fallo in zona di difesa fischiato dai direttori di gara che ricordiamo sono i signori Biasini di Veroli e Noce di Latina, ufficiale di campo, mentre entra Maggio al posto di Maggi. Dicevamo ufficiale di campo, cronometrista Michele Guitta, segna punti Vito Lombardo, 24 secondi Chiara Lombardo, sempre di Trapani, il possesso per la formazione granata con Ariel Svoboda nel ruolo di playmaker. Salvata da Molfetta questa palla, squadra pugliese che si imbola in attacco, la transizione è fortunata, Corral ex Granata aveva l'opportunità di un gioco da 3 punti, una discreta rappresentanza di tifosi di Molfetta alla nostra sinistra, cui idealmente porgiamo il benvenuto, una trentina di tifosi, Palailio con grande risposta di pubblico questa sera, Corral sbaglia il primo libero. Trapani ha di fronte a sé anche partito dalla panchina Salvatore Genovese, un trapanese doc, l'anno scorso alla Fortitudo Bologna, che mai se non nelle categorie giovanili
ha vestito la maglia granata, 0-2 per Corral, ma Bisconti è ingenuo, c'è l'estrapossesso per Molfetta, il punteggio di 4-2 a favore di Trapani. Fra le curiosità della settimana vi segnaliamo che Walter Santarossa è diventato papà giovedì scorso di un bimbo che si chiama Leonardo. A lui e a Jenny, la mamma, gli auguri di tutto il basket Trapani. Proprio Santarossa subisce fallo da Orlando dopo aver catturato il rimbalzo. Danilo, una battuta per te per farti fare una considerazione sul fatto che manca un giocatore importantissimo come Guarino. Peraltro Trapani quest'anno è abituata ad avere assenze importanti, a lungo quella di Svoboda e Santarossa. Allora, se sulla partita secca la reazione è stata ideale mentre Evangelisti va a canestro, qualche timore per questa sera che è la seconda partita senza il playmaker titolare bisogna averlo? Immagino di sì. Guarda, devo confessarti che vabbè, per una questione di scaramanzia bisogna averlo qualche timore senza ombra di dubbio, però io credo veramente in questo gruppo di ragazzi e non, secondo me Fabio, non sbaglieranno assolutamente questa partita. Intanto Evangelisti tira da 3 punti, non va il tiro, stiamo 6-4, 2 lunghezze, riparte Molfetta che ricordiamo è venuta qui a giocarsi la partita quasi della vita. Intanto l'infrazione, doppio palleggio, anche perché se Molfetta dovesse vincere va ai play-out, se dovesse perdere, come noi chiediamo scusa a chi ascolterà questa partita, ci auguriamo noi, deve sperare nella sconfitta o di Rieti o di Patti. Due possibilità non facili. Evangelisti ancora 3 dall'angolo, sbaglia, altro possesso, riparte la formazione ospite, sempre 6-4 il punteggio, il fallo rilevato al direttore di gara. Chi sono i direttori di gara? Li abbiamo già citati, sono Biasini di Veroli e Noce di Latina. Inizio di partita nervoso, complesso naturalmente la manovra di Trapani, soprattutto a difesa schierata, non può essere fluida. Almeno nei primi minuti c'è bisogno di adattarsi a giocare senza Guarino. Santarossa contesta il tiro di Orlando, ma il rimbalzo è di Corral che sbaglia, pallone che però viene sprizzato da Maggio, possesso che termina fra le mani di Trapani. Gianni Cantacalli davanti alla nostra postazione, è evidente che Molfetta cerca di alzare la pressione difensiva per mettere un po' in difficoltà i portatori di palla di Trapani. Si va da Bisco, può giocare l'uno contro uno, può arrivare fino in fondo, il fallo subito da Luca Bisconti in aiuto da Corral. Rimessa in zona d'attacco, il secondo per Corral, entra Genovese. Dicevamo Trapanese Doc, è rarissimo che Trapani giochi contro un trapanese, io francamente faccio fatica nella mia, nel mio archivio, assai poco affidabile in verità, cioè quello mentale, però potremmo chiedere a Andrea Castellano che lui è abbastanza affidabile, io glielo chiedo. Ma non glielo chiedere col microfono, chiedilo di soppiatto. Cantacalli a Molfette a zona, si va da Bisconti, il taglio flash di Santarossa, prova a far circolare palla Trapani da 2, Evangelisti 6-4. Fa correre il direttore di gara, la conclusione di Maggio errata, rimbalzo di Bisconti, Ariel Svoboda che chiama il gioco, porta palla avanti, adesso accenna uno contro uno, insistito Evangelisti, il capitano, primo ferro, il rimbalzo catturato da Petrazzoli, prova la transizione, Molfetta si alza un tiro senza rimbalzo che invece il rimbalzo alla fine ce l'ha, formazione pugliese che ha trovato un rimbalzo in attacco, la penetrazione di Maggio, Genovese, si va ancora da Corral, Bisconti difende abbastanza bene Trapani, costringe a un tiro molto complesso la formazione ospite, in attacco Trapani, contropiede secondario che viene ritardato, Marco Evangelisti sul servizio di Bisconti, ancora in post basso, c'è mismatch, il raddoppio, Cantacalli subendo fallo che non viene fischiato,
sesto punto per Cantagalli, 10 Trapani, 4 Molfetta. Pazienza e pazienza contro la difesa schierata, soprattutto senza Guarino. Bisogna avere questa capacità di pensare, riflettere, andare dove c'è il mismatch, suscitare i raddoppi, riaprire il gioco, farla circolare, servire tagli flash. Insomma, è la pallacanestro che Trapani deve ragionare. Se non riesce a correre, e correre ovviamente senza Francesco Guarino è più complicato. Cantagalli ha commesso fallo, difesa individuale per Trapani, mentre abbiamo già visto un accenno di zona di Molfetta. La ricezione di Maggio nell'area dei tre punti. Corral, adesso in palleggio Cerrucolo, il cecchino Domenica autore di una prestazione eccellente contro Latina. Visconti parla con gli arbitri, Santa Rosa nel frattempo perde palla. Eccolo qua, Visconti, il suo intervento, quasi recupero, si lotta da playoff e alla fine commette fallo Trapani, ma insomma è lo spirito giusto, Danilo. Assolutamente sì, grande spirito, tutti bravi, pronti a sbucciarsi le ginocchia, più di un ginocchio. Questo è già il clima playoff. Trapani sta facendo capire a Molfetta che non è disposta a cedere nulla. Molfetta sta pressando, intanto il cambio, è entrato il numero 19 Mossi, esce il numero 8 Petrazzuoli. Stavamo dicendo, Molfetta è venuta a pressare, cerca di approfittare l'assenza di Francesco Guarino, ma Trapani non si sta facendo trovare impreparata. Il primo messo a segno dalla lunetta, Rugolo, è il primo canestro, terzo punto per lui, 10-5, 2 su 2 per Rugolo, quarto personale, e siamo 10-6, 4 punti di Rugolo, 2 di Urlando, riparte Trapani, 3-53 per andare al riposo, al primo riposo. E Svoboda in possesso di palla, forza Ariel. Il pick and roll, si butta dentro, preferisce poi tornare fuori, la palla dentro, era una grande palla, ancora Cantagalli, lo scarico, forse il fallo, fermato in ogni caso, riparte il contropiede, la stoppata, era una stoppata, non era in fase discendente, era giusta la stoppata di Walter Santarossa, mi dispiace. Non sono proprio d'accordo col direttore di gara, ma non fa nulla, non era assolutamente in fase discendente. Il problema non è che non fosse in fase discendente, Danilo, che non aveva toccato il tabellone il pallone. Invece l'arbitro ha dato il canestro perché ha valutato che prima la palla avesse toccato il tabellone e poi c'era stato l'intervento di Visconti e di Santa Rosa, scusi. Ok, 10 Trapani, 8 Molfetta, 3-23 da giocare, partita con mille difficoltà, lo si sapeva. Partita proprio in piena atmosfera playoff, due tiri liberi per Visconti, che nel frattempo ha subito fallo, 3-23 da giocare, Visco sbaglia il primo, è da un po' di settimane che facciamo grande fatica dalla lunetta, comunque se non grande fatica, chiedo scusa, un po' di fatica. Uno su due per lui ed è il primo punto per Visconti, 11 per chi difende, 8 per chi attacca. La circolazione di palla di Molfetta ha una discreta fluidità, l'uno contro uno di Rugolo, un tiro forzato, va a recuperare e questo è il problema di Trapani, soprattutto in questo primo quarto. Ha anche difeso bene sulla prima palla, poi ha spesso concesso un extra possesso che si è rivelato letale. Adesso Svoboda ha provato a infilarsi, ha subito la stoppata, è chiaro che Molfetta gioca con grande determinazione. Airball di Genovese, Svoboda, un punto di vantaggio per il basket Trapani, 11-10, c'è una certa difficoltà a trovare tiri puliti. Santa Rosa, si va dal capitano, su di luce Genovese, Evangelisti da tre, sbaglia, lotta a rimbalzo Visconti, ma Molfetta concede poco a rimbalzo a Trapani. In palleggio Maggi, il fallo commesso da Evangelisti lontano dalla palla su Rugolo,
che stava operando il suo taglio sotto canestro. C'è bonus, sì, Rugolo va in lunetta per il primo vantaggio dei pugliesi. Rugolo, osservato speciale della difesa di Trapani. Ribadiamo, domenica scorsa ha giocato una grande partita contro Latina, ma tutta Molfetta ha fatto una grande partita, essendo capace di un recupero straordinario nel quarto quarto. 11 pari. Ed arriva il primo vantaggio per Molfetta. Ariel Svoboda in possesso di palla, movimento senza palla che non è granché. All'accenno di pick and roll, il pallone è complicato per Bisconti, ma alla fine Bisco mette un canestro importante che riporta Trapani avanti di uno, a spezzare un momento complesso in attacco per il quintetto di Benedetto. Il fallo in attacco molto plateale commesso da Mossi nel cuore dell'area colorata in zona d'attacco. Bravo Svoboda a non cedere posizione e a farlo soltanto sull'intervento illegale del suo diretto avversario. Difesa individuale, grande risposta di pubblico stasera, Danilo. Sì, una gran bella cornice, speriamo di riuscire a far infiammare il Palaelio in modo tale da dare una mano a questi ragazzi. Il fallo commesso da Genovese su Santa Rossa. Genovese ha il suo bel da fare a stare dietro al nostro capitano. Altro cambio, entra Mastrangelo, esce Genovese che ha avuto appena il tempo di respirare l'aria di casa. Ha una storia un po' tesa col suo allenatore. Walter butta giù il primo ed è il primo punto per lui. Santa Rossa, due punti, siamo sempre a un possesso di vantaggio, 1:20 da giocare nel primo quarto. Chiama a gioco testa Molfetta, Trapani adesso a zona, inevitabile con le rotazioni accorciate che Benedetto usi un po' di più la zona. Questo è un canestro che non dobbiamo concedere, non dobbiamo concedere più questi secondi tiri. Corralli, primi due punti della partita. Scusate tutti voi che ci seguite da Molfetta, dalla Puglia, la nostra telecronaca insomma è sbilanciata dal lato Trapani. Bisconti prova ad avvicinarsi a canestro, ci riesce. Quinto punto per lui, 17-14, atmosfera assolutamente da playoff. Contro la zona Molfetta, Santa Rossa su Corral, Cantagalli, l'anticipo sul passaggio e il ritorno. Poi perdiamo palla in maniera ingenua, non bisogna fare questi errori. Adesso rischiamo la punizione e altro estrapossesso col rimbalzo offensivo di Mastrangelo. C'è bisogno di un pizzico in più di cattiveria. Ultimo possesso per Molfetta che sceglie di andare fino in fondo. Ci riferiamo ovviamente al primo quarto, 17 pari con il canestro di Rugolo che è stato bravissimo a fulminare dalla zona centrale. Cantacalli, la sua preghiera, 17 pari, linea alla regia. Ritorniamo in cronaca diretta, si riprenderà con la rimessa per Trapani dato che il primo possesso è stato per Molfetta. Trapani ripropone lo starting five, Cantacalli, Evangelisti, Svoboda, Santa Rossa, Bisconti per Molfetta, con 12 Rugolo, finora miglior realizzatore della serata, 11 punti, con 10 Corral, con numero 20 Maggio, perché ci sono Maggi e Maggio. E poi abbiamo col 19 Mossi, ce ne manca sempre uno, è Mastrangelo col numero 9. Dicevamo, annunciato come cecchino di primo rango, Rugolo non sta affatto
deludendo, anzi sta giustificando le attenzioni che l'assistant coach Leo Ortensi aveva detto che Trapani avrebbe avuto su di lui. Rugolo ha quasi 17 di media, in posizione di assoluto rilievo nella classifica cannonieri, che ricordiamo è capeggiata in tutta la dilettanti da Marco Evangelisti, girone A compreso. C'è un po' d'acqua vicino alla panchina di Molfetta, si perde un po' di tempo per la ripresa del gioco. È stato un primo quarto che valutiamo come, Danilo? Valutiamo nel complesso positivo. Trapani deve stare un po' più attenta, non concedere questi secondi tiri, e un po' più di pazienza in attacco, perché ha dimostrato che ogni volta che ha avuto pazienza è arrivato il canestro. E 17 pari il punteggio ed è il secondo quarto appena cominciato. Trapani è sempre in campo con lo stesso quintetto. Santa Rossa vuole uno contro uno, l'arresto, due tempi, sbaglia il tiro, può far ripartire la formazione ospite. Trapani a uomo, Mossi, la sua penetrazione, anzi l'accenno, chiude bene la linea di penetrazione, appunto Santa Rossa riapre il gioco. Non è un tiro, un bel tiro quello che ha prodotto Molfetta, infatti ha appena scheggiato il ferro. Esce Bisco, entra Cristian Cappanni, autore di una partita strepitosa a Sant'Antimo domenica, come del resto anche Gianni Cantagalli, ma come tutti quelli chiamati in causa dal coach. Cantagalli chiama il gioco, funge da playmaker in questa occasione. Ariel guarda i compagni, l'uscita dai blocchi, Evangelisti, Rugolo, sono passi, ha smarrito il piede perno per un attimo, il fischio è assolutamente condivisibile, anche se forse il giocatore non ha avuto questa sensazione, però ci sentiamo di dire che il fischio è stato giusto, per una volta provando ad essere equidistanti. Sempre 17 pari, Walter Santa Rossa. Il movimento che porta alla ricezione di Cappanni nell'area dei tre punti, il reverse, ma adesso si va dallo stesso lato con Cantagalli, l'accenno di pick and roll, Gianni si prende tutta la responsabilità che necessita, ma sbaglia il suo tiro da tre punti, ci manca molto movimento senza palla. Questo è un buon tiro, invece è il fallo in attacco commesso in maniera palese da Corral, che ha spinto, anche se forse ho avuto la sensazione che fosse di Mastrangelo, Danilo. Di Corral. Corral intanto è il terzo fallo per lui, ricordiamo l'anno scorso qui, quest'anno sta giocando un'ottima annata in quel di Molfetta. Rientrano Genovese e Orlando, escono Corral e Mossi. Cantagalli pronto alla rimessa, 1 minuto e 36 secondi del secondo quarto e non si è fatto ancora canestro. Ariel supera la pressione di Maggio, Cantagalli lo aiuta nello svistare il gioco, ancora Evangelisti di mano sinistra, il tiro, infrazione di passi anche qui che fa il paio con quella di Rugolo di prima, nulla da eccepire. Cambio, entra Tardito, mette subito nelle rotazioni Luca Tardito, parliamo ovviamente di Giovanni Benedetto, esce Marco Evangelisti, continua l'alternanza anche nelle fila pugliesi, entrano Maggi e Mastrangelo, anzi no, Mastrangelo era già in campo, è uscito Maggio. Trascorsi 2 minuti del secondo quarto, ancora 17 pari. L'anticipo di Tardito che impedisce la ricezione di Rugolo, energie da spendere per il numero 17 del basket Trapani, vediamo se il contributo di fisicità si farà sentire, eccolo qua subito il rimbalzo di Luca Tardito. Cappanni in post basso fino in fondo di sinistro, Tardito, andiamo Luca, 2 punti per Luca Tardito, 19-17, si sblocca il risultato, primo canestro dopo 2 minuti e mezzo. Parliamo del secondo quarto in assoluto.
E il secondo fallo del nostro capitano, Walter Santarossa. La rimessa in zona d'attacco per Molfetta, appena effettuata. Difesa individuale per Trapani con Svoboda che mette pressione su Mastrangelo. La ricezione di Rugolo, il recupero di Tardito, questo è anche fallo antisportivo. Non se ne è accorto il direttore di gara. Rugolo istintivamente ha allungato un braccio per cercare di impedire che Tardito ripartisse. C'erano gli estremi per il fallo antisportivo. Direttore di gara che non hanno colto quest'attimo, insomma, molto bene Tardito subito. Danilo, abbiamo avuto due azioni d'attacco in cui lui è stato protagonista, addirittura con un canestro, un rimbalzo, un recupero difensivo, insomma, assolutamente grande impatto. Sì, grande impatto, lui ci mette della sua fisicità, la sua arma di forza, e in questo momento in cui Molfetta sta sicuramente dando il cuore, si buttano su ogni palla, avevamo bisogno. Bravo Giovanni Benedetto a mandare in campo Luca Tardito, che ha risposto così come stanno rispondendo un po' tutti. Ricordiamo, Trapani senza il suo playmaker titolare Francesco Guarino. 19-17, si è segnato soltanto un canestro per Trapani in questo secondo quarto. 3 minuti trascorsi, soltanto un canestro realizzato. Tanto nervosismo si sente, la partita è veramente importante per entrambi. Ricordiamo, Trapani si gioca il primato, dall'altro lato Molfetta, se vuole accedere matematicamente ai playout, deve vincere qui al Palailio ed espugnarlo. 7 minuti, riparte Trapani, Svoboda, Santarossa passa la metà campo difensiva, restituisce a Cantagalli, è passata zona, mi sembra esatto, vediamo che difesa è, una 3-2, mi sembra. Il ribaltamento, Cantagalli, la palla dentro, Cappanni, lo scarico, la palla viene intercettata, può ripartire la formazione ospite, Petrazzuoli, il tiro, forse c'era il fallo, il rimbalzo comunque è di Trapani. Forse c'era un fallo su Ariel, senza forse, non rilevato. Può ripartire Trapani, sempre 19-17, forza ragazzi, pazienza in attacco. Il blocco, Svoboda, forza Ariel. Cantagalli lasciato solo, da tre, non va. Forza Gianni. Non si è ancora segnato. Solo 2 punti per Trapani in questo secondo quarto, 4 minuti trascorsi. Difesa. Il tiro sbagliato è di Rugolo, l'extra possesso, lo scarico, ancora il tiro, ancora sbagliato. Luca Tardito, grande rimbalzo. Forza Luca. Riparte Trapani, Svoboda, Santarossa, dal lato opposto Cantagalli. Cappanni, non va, pigliamo il rimbalzo e Gianni Cantagalli si appropria di un pallone importante, subisce il fallo, potenziale gioco a 3 punti per Gianni Cantagalli. Va a prendere un po' di respiro il capitano Walter Santarossa, e ricordiamo, in settimana gli è nato un bellissimo bimbo. 8° punto per Gianni Cantagalli, di nome Leonardo, e facciamo gli auguri a lui e sua moglie Jenny. 21-17, Gianni Cantagalli, gioco a 3 punti per lui. Non va. Riprendiamo comunque il rimbalzo, Cappanni fuori, saggia decisione. Aveva 3 uomini addosso, strappa l'applauso. 21-17. Svoboda è sempre a zona, Evangelisti, lo scarico, Gianni Cantagalli, quasi, grande azione, subisce il fallo, va in lunetta, prende gli applausi, 2 tiri per Gianni Cantagalli, 21-17. Fammi dire dell'intelligenza di Gianni Cantagalli, che quando non riesce a mettere quel sautiletto da tre,
poi va a trovare tutti i pertugi nella difesa avversaria, cerca di leggere sempre le situazioni quando è senza palla, e anche se non è dotato di una grande fisicità, reattività, di grande salto, però poi riesce alla fine anche a questo livello, dove l'aspetto diciamo strettamente fisico è veramente determinante, a trovare degli spazi importanti. Adesso non vorrei dire, ma il dato è veramente sorprendente: Gianni Cantacalli con questo libero è il primo giocatore ad andare in doppia cifra per Trapani. 23-17, dicevo poc'anzi, il tiro di Genovese, il rimbalzo è di, dicevo poc'anzi, Andrea Castellano. Facevamo il break all'inizio del secondo quarto e il piccolo break c'è stato. 7-0 il punteggio, Andrea. Trapani in attacco. Di nuovo il cambio, esce Genovese, rientra Corral. Break di 7-0 per Trapani, 4:55, 7-0, 6-0, scusate. Gianni Cantacalli, la bomba! Gianni Cantacalli, incredibile bomba, bravissimo Gianni, 13° punto, bravissimo. Molfetta in attacco, 26-17, il tiro sbagliato, il rimbalzo è di Evangelisti, riparte Trapani, lancia aria e Svoboda, il fallo, sono due tiri, mamma mia, clima playoff a tutti gli effetti, riusciamo a esaltarci anche noi, a emozionarci. Grande Trapani, grande lettura, Cantacalli 13 punti, ci ha fatto esaltare. Il 50% del bottino realizzato da Trapani è firmato Gianni Cantacalli, che stasera, spettatore d'eccezione per lui, c'è suo papà. Il primo messo a segno da Ariel Svoboda e il primo punto, 27-17. 2-2, 28-17, riparte Molfetta, Petrazzoli, il tiro da tre punti, si lotta a rimbalzo, porca puttana, riesce a segnare, anche se non ho capito di chi è stato il tap-in finale di Corral. Corral, quarto personale, 28-19, primi due punti per Molfetta in questo secondo quarto. Al settimo minuto viene anticipato un pallone, il fallo di Luca Tardito, un po' di fischi e c'è il time out. ...28-19... 3:50, time out chiamato da Paternoster. Gran bella cornice di pubblico, io stimo in 3.500 persone circa. È 11-2 il parziale di questo secondo quarto, ricordiamo il primo quarto era terminato sul 17 pari e adesso ne abbiamo 28 Trapani, 19 Molfetta. Rientrano i due quintetti. Due tiri per Orlando. Saranno due tiri per Orlando, si è raggiunto il bonus. No. Non sono due tiri, non si è raggiunto il bonus, infatti la paletta, chiedo venia. Mi sono lasciato trarre in inganno. È zona per
Trapani è una 2-3 almeno. Petrazzoli, lo scarico per Orlando che va ad appoggiare a canestro, dobbiamo stare attenti. Per Orlando è il quarto personale, 28-21. Entrambe le formazioni sono a zona, mi sembra. No. E Ariel da tre punti sbaglia, si lotta a rimbalzo. Il fallo di Tardito. C'è un doppio cambio per Trapani, ritornano in campo Visconti e Santa Rossa, escono Svoboda e Luca Tardito. ...28-21... Molfetta in attacco, doppio blocco non sfruttato, ribalta Orlando quasi all'angolo, sbaglia e il capitano vola alto, strappa il rimbalzo e riparte in palleggio, restituisce a Gianni Cantagalli. E il capitano, lo scarico fuori, il tiro, si lotta al rimbalzo, quasi Cantagalli strappava una palla a Orlando, che ho il doppio del suo peso. 28-21, difesa ragazzi. Trapani è ritornata a uomo. No, no, adesso ve lo dico. Trapani è uomo o a zona, Fabio? Il fallo dovrebbe essere di Cristian Cappanni, primo fallo. È ritornata a uomo Trapani. E Rugolo quasi raddoppiato, lo scarico, Corral, sesto. E il sesto personale per Diego Corral la scorsa stagione qui a Trapani. Cappanni, ma il fallo di Orlando che manda a quel paese l'arbitro, e forse ci stava il tecnico in modo molto plateale. E infatti l'altro direttore di gara se ne avvede, giusta la decisione, fallo tecnico a Orlando ed è il quarto fallo. Espulso Orlando. Ha fatto qualche gesto e si prende i fischi. Qualche fischio si accompagna Orlando fuori. Il primo messo a segno. Andrea 30-23, Cappanni ha segnato i tiri liberi e adesso due messi a segno da Cappanni, gli altri da Marco Evangelisti. Dovrebbero essere il fallo più il tecnico più l'espulsione, sei tiri e possesso di palla. Sbaglia 2 su 3, 3 su 4 per Marco Evangelisti, in totale ne realizziamo 5, 33-23. Scusate se commettiamo qualche errore. Cosa ti ha detto quello? Cosa ti ha detto? Trapani, possesso offensivo,
Marco Evangelisti, c'era forse il fallo, il rimbalzo è di Cappanni. Non se la sentono adesso i direttori di gara a fischiare. E il grande rimbalzo è del nostro capitano, riparte Trapani, forza ragazzi. Il fallo su Gianni Cantagalli. Andrea, ma che partita sta facendo? 33-23. 90 secondi per andare a riposo lungo. Se qualcuno si stava un po' annoiando qui al Palailio, questa agitazione tra il tecnico e l'espulsione di Orlando ha sicuramente risvegliato gli animi. Segna il primo Gianni Cantagalli, 14° punto, 2-2. Il cambio, ritorna in campo Ariel Svoboda, esce Gianni Cantagalli. 3-5 Trapani, 2-3 23 Molfetta. Molfetta in attacco, Trapani a uomo. E il numero 12 Rugolo, la palla dentro a Corral che poi scarica ancora fuori, il tiro da tre punti, messa a segno. Morri, primo canestro almeno da me. È la bomba di Morri. Entriamo nell'ultimo minuto, 35-26, e a zona Molfetta. Santa Rosa, lo scarico, Evangelisti non va, il rimbalzo! E il tapin vincente del nostro capitano, forza Walter. Quarto personale, 37-26. 33 secondi. Palla fuori ancora, Genovese, pasticcia. Rimessa, 7 secondi per terminare l'azione offensiva per Molfetta. Ritorna in campo Luca Tardito, esce Cristian Cappanni. 6 secondi mancano. 14 secondi, scusate, per terminare l'azione offensiva, ne rimarranno 12 a Trapani per l'ultimo scampolo prima che finisca e si vada a riposo lungo. Il pick and roll non va, lo scarico, Rugolo, la penetrazione, il fallo di Luca Tardito. Evita il canestro. È il terzo fallo per Luca Tardito. Giustamente Giovanni Benedetto richiama Luca Tardito per evitare che in questi 14 secondi possa commettere il quarto fallo. Luca Tardito. Buono il primo. Rugolo, miglior realizzatore, 12° punto. Buono il secondo, si porta a quota 13, 37-28, più 9 Trapani. Ultima azione, 10 secondi, 7 secondi, 3 secondi. Finisce il secondo quarto, 37 Trapani, 28 Molfetta, linea la regia. Un 2-3.
Gentili telespettatori, Fabio Tartamella e Danilo Salfi riprendono la linea per il terzo quarto di Basket Trapani Molfetta, primi due che si sono conclusi sul 37-28. Quintetti per Molfetta con il numero 12 Rugolo, con il numero 20 Maggio, con il numero 10 Corral, con il numero 11 Genovese, e ce ne manca sempre uno, e con il numero 4 Maggi. Per Trapani invece Santa Rosa, Cantagalli, Visconti, Evangelisti e Svoboda. È stato un primo tempo tutto sommato anche abbastanza equilibrato. Il problema è che Molfetta ha sofferto un blackout all'inizio del secondo quarto con una pausa troppo lunga prima di segnare, e poi soprattutto un pasticcio di Orlando, giocatore di Molfetta, che è stato ripetutamente punito con fallo tecnico, espulsione, ha regalato 6 tiri liberi più possesso, anzi no, il possesso già ce l'aveva Trapani. Insomma, si è scavato questo break che adesso vede Trapani, che consente a Trapani di condurre 37-28. Proviamo a leggere questa difesa di Molfetta, che comunque non ha buon esito, va a segnare Visconti, 39-28 a favore di Trapani. L'errore commesso ancora da Molfetta, recupero per Trapani. 7 punti per Evangelisti, 2 per Cappanni, 4 Santa Rosa, 15 Cantagalli, straordinario protagonista fino a questo momento della serata, 5 Visconti, 2 Tardito e 2 Svoboda invece, anzi abbiamo detto Visconti 5, adesso sono 7 per Molfetta, 3 Morri, 6 Corral, 2 Genovese, 13 Rugolo, senz'altro il migliore dei suoi, e 4 Orlando. Il fallo, anzi scusate, la palla persa di Molfetta, giocato 1 minuto e 1 secondo nel terzo quarto. Ricordiamo che è una gara importantissima, ci si gioca moltissimo, Trapani se vince arriva prima matematicamente. Palailio che fra il secondo e il terzo quarto si è infiammato perché Ostuni perde di 11 a Potenza, ma già quando vedrete questa telecronaca saprete bene come è andata a finire tutta la questione, tutta la storia. Ricordiamo che i playoff iniziano il 1° maggio, se Trapani arriva prima gioca contro Sant'Antimo, se arriva seconda gioca contro il Ruvo di Puglia. In attacco Molfetta dopo la palla persa da Trapani in maniera banale, buono il tiro costruito dai pugliesi che però sbagliano da un passo. Trapani perde banalmente il possesso nonostante il sacrificio di Santa Rosa per conservare la sfera. Grande risposta di pubblico questa sera qui al Palailio, quasi 4.000 spettatori. Ancora in attacco i pugliesi, pallone gestito da Maggi, la ricezione di Rugolo, palleggio di mano sinistra, arresto e tiro, il canestro con la mano dolcissima di Rugolo, Giovanni Rugolo, uno dei cannonieri principe di questa stagione. Evangelisti non deve smettere di giocare senza palla, chiama il gioco, ovviamente ci riferiamo a Trapani, c'è spazio per Evangelisti, arriva fino in fondo, c'è fallo anche forse. Evangelisti va a realizzare il suo 9° punto, riportando il vantaggio di Trapani a più 11. La conclusione, il canestro da 3 punti per Maggi, è il primo canestro della sua serata. Molfetta sta combattendo con tutte le forze. Evangelisti, accenno di pick and roll con Visconti, c'è stato il cambio e allora c'è il mismatch, Visconti forse subisce il fallo, sicuramente il raddoppio, Cantagalli, Visconti, il fallo commesso da Maggio che consentirà a Trapani di conservare il possesso. Rimessa sul lato corto di campo con 14 secondi da giocare nell'azione offensiva dei Granata. Svoboda, Evangelisti, Visconti, alla fine non riusciamo a far canestro,
neanche sul tapin di Walter Santarossa. Partita apertissima, 8 punti da recuperare per Molfetta che non molla nulla. La penetrazione e il canestro sullo scarico, è stato bravo Corral a realizzare il suo 8° punto personale. Santarossa su di luce genovese, Walter si alza, sbaglia sul secondo ferro, non c'era rimbalzo d'attacco. Molfetta non molla niente, genovese, ancora Corral, si inventa un canestro che riporta a meno 4 Molfetta. Grande reazione di Molfetta, Danilo. Quando sembrava il momento di maggior difficoltà per la formazione pugliese, ha avuto il coraggio di trovare anche delle soluzioni con giocatori che finora non erano riusciti a trovare la via del canestro. Insomma, si vede che è una squadra che si sta giocando il tutto per tutto. Si vede che è una squadra che sta giocando il tutto per tutto, che è ben organizzata e che in ogni caso sta dimostrando grande carattere. Insomma, dopo il break inflitto, durante il secondo quarto poteva anche starci una caduta psicologica, invece sarà brava Molfetta a risalire la china. Forza, adesso mi perdonerà chi ci ascolterà la telecronaca da Molfetta, insomma, forza ragazzi, adesso riportiamoci. 9-2 il parziale, mi segnala Fabio. 41-37 il primo quarto, era il primo tempo, era terminato il secondo quarto, quindi 37-28 per Trapani. 9-2 subito il break, 6:30 Trapani ribalte, aumenta la pressione di Molfetta, difende a uomo a tutto campo. Svoboda, Evangelisti, su di lui Rugolo, Visconti, si gioca l'uno contro uno. Forse c'è qualche fallo, no, infrazione nei passi. Dobbiamo muoverci più velocemente senza palla. Riparte Molfetta. Genovese in palleggio, pallone dato dietro schiena, gran canestro di Maggi, quinto punto per lui. Trapani ha bisogno di scrollarsi un po' di dosso il torpore derivato dall'intervallo più lungo. Si fanno sentire i tifosi di Molfetta, Evangelisti arriva fino in fondo, la stoppata di Corral, bravissimo in questa occasione in aiuto, prova un tiro Rugolo e lo butta dentro, riaperta completamente la partita. Adesso clamorosamente passa in vantaggio Molfetta, 42-41, c'è un parziale di 14-2 a favore dei pugliesi, che adesso recuperano ancora palla, vanno a segnare ancora con Maggi, vero protagonista di questo scorcio di partita. 16-2 il parziale. Abbiamo perso proprio l'inerzia del match. Cantacalli fino in fondo, Svoboda fino in fondo anche lui, va a realizzare. 44-43, canestro di fondamentale importanza che rompe il momento di grande difficoltà di Trapani. Fallo in attacco commesso da Corral, il quarto credo, anzi il terzo. È un peccato, Danilo, perché abbiamo rimesso in carreggiata Molfetta con un po' di complicità. Sì, e abbiamo smesso di giocare insieme, ci siamo mossi poco senza palla, abbiamo creato delle situazioni, siamo riusciti a farci raddoppiare, a triplicare senza avere la lucidità di ribaltare velocemente il pallone. Insomma, brava anche Molfetta, ma insomma una mano gliel'abbiamo data. Esatto. Bisogna anche dire che i giocatori di Trapani hanno la memoria che in certi momenti, quando le cose non hanno grande fluidità, hanno in testa di avere Guarino che riesce a dettare i ritmi della partita, no? Invece poi ti accorgi che Guarino non c'è, insomma, e fai un po' di fatica. Molfetta 1 avanti e palla in mano, 4:28 da giocare nel terzo quarto, tiro completamente senza ritmo, ma Maggi è in piena trance agonistica. Il vantaggio è di 4 di Molfetta, 43-47.
Svoboda, non bisogna mollare. 4-12. Il pick and roll. Ci muoviamo sempre pochissimo senza palla. Arriva Svoboda fino in fondo subendo fallo di Maggi. Il fallo di Maggi chiama il cambio Paternoster. E per Trapani è un gran vantaggio perché Maggi era stato il protagonista assoluto delle ultime tre azioni, Danilo. Sì, Maggi è riuscito a imbucarsi un po' ovunque, a dettare i ritmi, insomma, buon per noi. Ha fatto un paio di canestri veramente straordinari. Ariel. Terzo punto per lui. Sbaglia, Bisco a lottare, finalmente non è strapossesso anche per noi. Siamo meno 3, 44-47. Svoboda chiama il gioco. Il doppio post. Avanti e indietro, sfruttando la posizione di Bisconti. E da lui alla fine che si va. Maggio. Di mano destra, scarica Genovese dall'angolo, realizza un canestro importante il giocatore trapanese che porta avanti di 6 Molfetta. È in blackout totale Trapani. 3-22 da giocare. Cantagalli, Evangelisti, bravissima Molfetta, lo ripetiamo. Il fallo commesso questa volta da Rugolo con tanto di schiaffo e rumore. Impossibile non fischiarlo. Andrà il lunetta Luca Bisconti, meno 6 per Trapani. Il parziale del secondo quarto è di 22-7. Sono numeri che fanno davvero specie. Disco sbaglia il primo. Non il secondo. Ritorniamo a meno 5. Bisogna avere pazienza e lottare palla su palla. Rugolo in palleggio. L'arbitro dice che va bene. Arriva sotto canestro Molfetta e rimbalzo di Ariel. Adesso è veramente un'atmosfera pazzesca al Palladio. Va a realizzare Marco Evangelisti, 11° punto per lui e meno 3 per Trapani. Si gioca in una bolgia, in palleggio c'è Maggio. Rugolo prova la ricezione, l'anticipo di Evangelisti che perde palla, infrazione di passi. Sfortunato Evangelisti, il suo sforzo difensivo, aveva conquistato palla. .30 da giocare, 47 Trapani, 50 Molfetta. Molfetta che non ti aspettavi nel terzo quarto, bravissima però la formazione pugliese, ribadiamo, a non mollare, a crederci anche quando sembrava che la partita si mettesse in salita in maniera molto netta per i pugliesi, invece è arrivata una reazione di cuore, di orgoglio. Trapani adesso deve assolutamente serrare le fila, ricominciare a giocare palla su palla. È uscito Bisconti, è entrato Cristian Cappanni. Possesso di palla per i pugliesi, Petrazzuoli. Rimessa sul lato lungo di campo, in zona d'attacco per gli ospiti. Cantagalli alza la pressione su Maggio, adesso il pallone è ancora nelle mani di Molfetta. Accenna l'uno contro uno Petrazzuoli, pallone finisce a Genovese.
la buona difesa di Trapani, il fallo commesso da Ariel Svoboda. 2:08 da giocare nel terzo quarto, 50-47, non c'è bonus, rimessa per Molfetta. La sensazione che ogni pallone valga moltissimo, Danilo. Sì, ogni pallone è una lotta, vabbè, l'atmosfera non è a playoff, è di più, è come se fosse la partita dell'ultima spiaggia, in realtà per Molfetta quasi lo è, e anche per Trapani, perché ricordiamo, Trapani si gioca il primato in classifica, la regular season. Maggio in palleggio, si butta dentro, scarica un pallone fuori, secondi l'infrazione, palla riconquistata da Trapani, che ha difeso da Trapani con grande cuore, con grande senso di responsabilità nell'uno contro uno e anche negli aiuti. Andiamo alla via. 47 Trapani, 50 Molfetta, tutto aperto. In palleggio Svoboda, difesa individuale per i pugliesi. Santa Rossa, l'anticipo di Petrazzoli, palla azzurra. Ritorna in attacco Molfetta. 1:30 al termine, Petrazzoli, genovese, su di lui Santa Rossa, ancora genovese, tenta la penetrazione, arresto e tiro, realizza il suo settimo personale, 47-52, Trapani in attacco, e Gianni Cantagalli inventa quasi un canestro, non fortunato, forza ragazzi, pazienza, il contropiede all'altro lato di Molfetta. Mastrangelo va a punire, primi due punti almeno da me. 47-54, sono 7, pallacanestro e grande scarico, bravo Walter Santarossa, bravo Cristian Cappanni, forza ragazzi, quarto punto di Cappanni, difesa. 28 secondi, 49-54, il tiro stavolta è corto di Maggi, può ripartire Trapani, ultima azione per andare all'ultimo riposo. Svoboda, 8 secondi, 6 secondi, la penetrazione! 2-1, 49-54, termina così il terzo quarto, linea alla regia. Ritorniamo, stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti, ultima partita di stagione regolare, Trapani-Molfetta, ci giochiamo il primo posto. Trapani ha fatto un secondo quarto splendido, era riuscita a rimontare, portarsi fino a 11 lunghezze di vantaggio, terzo quarto bravissima Molfetta, complice Trapani sicuramente. Ma bravissima Molfetta a non abbattersi e a trovare una serie di canestri importanti e a riportarsi avanti. 54 Molfetta, 49 Trapani, 5 lunghezze di vantaggio per Molfetta. Trapani per questi ultimi 10 minuti scende in campo con Cantagalli, Cappanni che si riceve da Marco Evangelisti, si gira, realizza il suo sesto personale. Bravo Cristian,
dicevamo Trapani in campo con Cappanni, Santa Rosa, Cantagalli, Svoboda e Evangelisti, dal lato opposto invece Corral, Genovese, Maggio, aspettate che vediamo chi sono gli altri due, col numero 9 Mastrangelo. Il tiro dall'angolo di Molfetta è sbagliato, e di Petruazzoli, può ripartire Trapani, rimbalzo di Evangelisti, Evangelisti da tre, vede Cappanni, realizza Marco Evangelisti l'assist, realizza Cristian Cappanni, grande canestro, bravo Cristian, bravo Marco, meno uno Trapani, il mini break di 4-0, 53-54, si infiamma il Palailio, Genovese dall'angolo, realizza la bomba, è il suo decimo personale, 53-57, Trapani in attacco, il blocco, Marco Evangelisti, lo scarico, Ariel da tre, non va, il rimbalzo è di Corral, può ripartire Maggio, Petrazzoli, Moffetta in attacco, Trapani a zona, la palla dentro, il fallo fischiato a Cristian Cappanni. Ah no, scusate, di Svoboda, è il quarto fallo. ...53-57... rimessa al fondo, se ne incarica Maggi, Mastrangelo, 8 secondi, ancora Maggi, fa tutto da solo, è un cost to cost, perde palla, recuperiamo il pallone, riparte Trapani, Evangelisti subisce il fallo, conquista due tiri liberi, 53 Trapani, 57 Molfetta. Il lunetta, Marco Evangelisti, buono il primo, dovrebbe essere il suo dodicesimo personale, quota 13 per lui, meno 2, il raddoppio, quasi palla recuperata per Trapani e recuperiamo palla, bravissimi Walter Santarossa e Gianni Cantagalli a andare a raddoppiare, il numero 4 Maggi, esce Svoboda, entra Luca Tardito, Trapani in attacco, Evangelisti, lo scarico, Cappanni, commettiamo infrazione ai passi, 55-57, peccato, dobbiamo stare attenti a non sprecare queste opportunità, 7-34, Molfetta in attacco, Genovese per Mastrangelo, ancora Genovese da tre, non va il tiro, si lotta, rimbalzo e Corral a uscirne fuori e a realizzare appoggiando, buona prova di Corral, ex di turno, 55-59, Evangelisti va a subire il fallo e conquista il gioco da tre punti, forza Marco, è il quindicesimo per Evangelisti, 7 minuti, è ancora lunga, tanto lunga,
realizza, gioco a tre punti per lui, sedicesimo personale, 58-59, un punto avanti la formazione ospite che si trova in attacco, e rubiamo palla, Gianni Cantagalli, riparte Trapani, Evangelisti, contropiede e siamo più uno, 60 Trapani, 59 Molfetta. Forza ragazzi, io chiedo scusa a chi ascolterà questa partita da Molfetta. Il fallo, riceve Corral, si butta dentro, subisce il fallo, conquista la lunetta, due liberi per lui. 60 Trapani, 59 Molfetta, può riportarsi avanti con questi due liberi, sbaglia il primo. Uno su due per Diego Corral, 60 pari. Gianni Cantagalli, Evangelisti, la palla va a Cappanni, prova a giocare l'uno contro uno contro Corral. Scivola Christian Cappanni e commette infrazione nei passi. Esce Christian Cappanni, entra Visconti. Il tiro da tre punti è sbagliato e diamo un extra possesso. La palla poi termina fuori, l'ultima a toccarla, secondo il direttore di gara non si mettono d'accordo. È di Trapani, l'ultima, no. Palla di Molfetta. 10 secondi per terminare l'azione offensiva. Il recupero, Luca Tardito, e perdiamo ancora palla. Mamma mia, che partita! Non bella sicuramente, ma piena di colpi di scena. Vabbè, classica partita che vale veramente tanto. La palla dentro per Rugolo che va a realizzare e subisce anche il fallo, possibile gioco da tre punti per lui, quarto fallo di Walter Santarossa. Gioco da tre punti per Rugolo che realizza il suo 21esimo punto da me e anche da Andrea Castellano, che ringrazio sempre. Evangelisti da tre, non va, il rimbalzo del capitano, forza Walter, due punti importantissimi. Passi, passi, passi. Passi. 63 Molfetta, 62 Trapani. Riconquistiamo il pallone, aumenta la pressione, Gianni Cantagalli supera la metà campo, forse subisce anche il fallo. Gianni Cantagalli batte l'uomo, realizza, Gianni Cantagalli trova lo spiraglio, si butta dentro, bravissimo. Un punto avanti Trapani, 6-4 Trapani, 6-3 Molfetta. E ancora tanto lunga, partita totalmente equilibrata.
il fallo di Marco Evangelisti. ...5-0-2 al termine, lunetta, Rugolo, ...64 pari, ...22esimo punto per Rugolo, sbaglia il secondo, il numero 12, maglia azzurra, parità assoluta, possesso per Trapani, Cantagalli, autore poco fa di un canestro con coefficiente di difficoltà elevatissimo. Evangelisti sotto le gambe, il capitano, secondo ferro e via, palla per Molfetta, 4:43. In palleggio Maggio, sempre difesa individuale per Trapani. Ripetuto il pick and roll con Corral, la conclusione di Maggio senza in verità molta logica, ma Molfetta sta disputando una grande partita. Cantagalli esagera un po', Gianni Cantagalli, Maggio ancora in palleggio, 4:13 da giocare, si va da Rugolo, naturalmente il tiro da tre punti di Rugolo, il canestro, un tiro cercato con molta più logica, ha prodotto un buon esito per la formazione pugliese. Trapani adesso a meno 3, possesso importantissimo questo, si va da Bisconti, va a realizzare Bisconti, meno 1 per Trapani, possesso di palla.
C'è time out. Time out. Un secondo. Un secondo, 71 a 69. Avrà il tempo di un passaggio e di un tiro Molfetta. Coach Paternoster. Paternoster ha voluto il time out per organizzare un secondo che può valere una stagione. Primo posto in classifica per Trapani. La vittoria per Molfetta significherebbe entrare nei play-out matematicamente. Un secondo, partita incredibile, Molfetta non ha mai mollato, Trapani non ha affatto giocato bene ma è sempre riuscita a rimanere incollata. Grande cuore, ricordiamo Trapani senza il suo playmaker Francesco Guarino. Ultimo secondo della stagione regolare, la rimessa, il tiro e sbaglia e Trapani vince, Trapani vince e conquista il primo posto in classifica, conquista il primo posto in classifica, 71 Trapani, 69 Molfetta, onore e merito per Molfetta che ha giocato comunque una grande partita. Trapani finisce la stagione regolare prima e adesso ce la vedremo tutte i playoff, comunque una cosa è sicura, Trapani è prima in classifica. Questo è tutto, Danilo Salfi, Fabio Tartamella vi danno appuntamento per i playoff subito dopo Pasqua, l'augurio di una serena Pasqua, a risentirci al più presto per stare vicini a questo gruppo che ci ha regalato alla fine della stagione regolare il primo posto in classifica. Una buona serata a tutti.